La mia voce è Sandro Pertini, Presidente della Repubblica, che pone i primi passi sulla passerella d'onore per avvicinarsi verso il palco delle autorità. C'è veramente grossissima emozione qui in tribuna, tutto il pubblico è in piedi. Il Presidente è attorniato dalle autorità, c'è anche qualche intervista di rito. Si sta avvicinando verso il palco da dove dovrà assistere a questa importante manifestazione. Gli aretini ovviamente sono fieri di poter offrire al capo dello Stato lo spettacolo più ambito da un punto di vista storico e rappresentativo della nostra città. Sandro Pertini, da poco 88enne, ha compiuto gli anni qualche giorno fa, si appresta a seguire con l'entusiasmo di un ragazzo questa manifestazione. Sentite, il pubblico è in delirio al saluto del capo dello Stato. Sant'Andrea si aggiudicò la giostra del 4 settembre 1983, tanto per rimanere in epoca recente, e la giostra del 7 luglio 84 con l'exploit di Gianni Martino. A proposito del quartiere di Porta Sant'Andrea, c'è da dire che i biancoverdi hanno vinto 13 lance, così come 13 le ha vinte il quartiere di Porta del Foro. Mentre Porta Crucifera è a quota 20, Porta Santo Spirito comanda tutti dall'alto dei suoi 21 trofei. Trofeo di questa manifestazione, vale a dire la lancia d'oro, prodotto dell'artigianato locale. Infatti il manico e l'impugnatura di questa lancia reca sempre delle bellissime sculture rappresentanti di norma i simboli della nostra città, e su tutti il cavallo rampante che vedete disegnato negli scudi dei rappresentanti armati del comune. Hanno caricato lo stesso simulacro che funge da re delle Indie, lo stanno caricando tuttora. Vedete, hanno anche cosparso di gesso il mazzafrusto che viene sorretto dal braccio destro del simulacro, simulacro che è stato rinnovato nella sua esecuzione, della sua formazione, visto che quest'anno porta un colore mulatto e non proprio moro da re delle Indie come era fino alle passate edizioni. Come vi avevamo preannunciato, è Vincenzo Verità che si appresta a correre questa prima carriera dell'edizione speciale in onore del Presidente della Repubblica. È il maestro di campo, il criticato Luciano Centini, criticato nella scorsa edizione da parte dei colori rossoverdi per alcune decisioni, che ovviamente copre un ruolo molto difficile all'interno di questa manifestazione, un ruolo che non può accontentare ovviamente tutti. Come un arbitro in una partita di calcio deve essere il censore, quindi il giudice praticamente, anche se, come sappiamo, esiste poi una giuria che giudicherà sui punteggi ottenuti. Tutto è pronto, il capitano e il maestro di campo ha dato il beneplacito a Vincenzo Verità per partire. Vincenzo Verità che viene, è partito in questo momento, colpisce, dovrebbe essere un buonissimo punteggio. Il primo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti 4. Era un punteggio altissimo, ve l'avevamo detto, è un 4 molto vicino al 5 come esecuzione.
I quartieri hanno esaurito la prima carriera e, stando ai punteggi, ancora sono tutti in corsa. Direi che è in corsa anche il quartiere di Porta Santo Spirito, nonostante abbia realizzato 3 anziché 4 come gli altri. È in corsa perché soprattutto Silvano Gamberi, il suo secondo cavaliere, ci ha abituato a clamorosi exploit, e quindi i colori gialloblè possono sperare ancora una volta in un miracolo del proprio quartierista. Staremo comunque a vedere. Si tratta ora di Martino Gianni, che si impose all'attenzione del pubblico con 2-4 nella edizione di luglio del 1984, edizione del 7 luglio. E ora Martino Gianni si appresta a correre la sua carriera in questa edizione della giostra straordinaria in onore del Presidente della Repubblica. Viene dato il via alla corsa. Vediamo che Martino Gianni raccoglie gli ultimi consigli da Vincenzo Verità, uno molto più esperto di lui, che lo sa guidare, lo sa istruire a dovere per questa importante manifestazione. Ancora sta volgendo le spalle al buratto, nonostante sia già stato dato il via per l'inizio di questa carriera. Ecco che Gianni Martino si prepara a partire. È così, infatti. 4, dovrebbe trattarsi di un 4 netto. Ancora Gianni riceve consigli da Vincenzo Verità. Ormai è quasi una consuetudine, quasi una scaramanzia questo incoraggiamento. Lo stesso Martino Gianni, che è partito in questo momento, velocissima la sua carriera. Ha colpito un 4 pieno, come sempre ormai ha abituato i propri quartieristi. È stato un 4 pieno netto, carriera lineare, velocissima come al solito, senza discussione. Probabilmente sarà ancora lo stesso Franco Ricci, staremo comunque a vedere. Da quello che dicono invece i quartieristi, si dovrebbe trattare di Tabanelli, così è infatti. Ci smentisce ancora una volta il capitano di Porta Crucifera, che non ci fa azzeccare assolutamente un pronostico. È difficilissimo correre l'ultima carriera, quello che potrebbe essere l'ultima, con una condizione psicologica di dover far 4 a tutti i costi, ad ogni costo, per rimanere in corsa. Comprensibile quindi l'ansia e la trepidazione di Tabanelli, che, consigliato da Ricci, ha ricevuto il via dal maestro di campo e parte in questo momento con una carriera molto lineare e veloce. Dovrebbe trattarsi di un 3 che dovrebbe assegnare la lancia d'oro, dedicargli in omaggio questa lancia che hanno vinto. Viene vinta proprio dal quartiere di Porta Sant'Andrea. Onore ai vincitori, onore soprattutto a Vincenzo Verità, ma in particolar modo a Gianni Martino, autore di 2 carriere di spareggio veramente eccezionali. Onore anche al quartiere di Porta Crucifera, che ha partecipato ad un entusiasmante spareggio con la maestria di sempre. Onore anche agli altri quartieri, Porta San Laurentino e Porta Santo Spirito, che sono andati fuori dalla manifestazione con un 7, un punteggio altissimo. È Sandro Pertini, Presidente della Repubblica Italiana, a consegnare la lancia d'oro, simbolo e trofeo della giostra del Saracino, al capitano del quartiere di Porta Sant'Andrea.
vale a dire a Carlo Fardelli, che porta la lancia in seno ai propri quartieristi.